Raga, non mi sono manco scaldato. C'ho in squadra l'unica persona al mondo che ha vinto 4 volte il campionato del mondo. A parte, raga, questi contenuti veniteli a vedere in live su Twitch tutti i giorni, 2 volte al giorno si stream. Tutto nella descrizione, ci sono i link. Raga, ma state scherzando? Non lo incontravo, non sapete da quanto tempo, perché è passato in Nord America, lui giocava in Europa fino a tipo 3-4 anni fa, e là l'ho incontrato qualche volta. Ma da quando è passato in Nord America non l'ho più incontrato, perché i server nordamericani non li faccio. Quindi, porca troia. Io me lo ricordo, sinceramente, quando giocavo in Europa non era molto bravo. O meglio, non è quello meccanico, capito? È più consistent. Però può essere che da quando ha vinto i 4 campionati del mondo è diventato un po' più forte in meccanica. Anche se ne dubito, perché qualcosa ho visto in RLCS, non è proprio chissà questa meccanica. Però speriamo di vincere questo game e di carriarlo. Non ho boost. Bravo, può essere molto intelligente. Allora, la alziamo. Via. Turbo polsa bocchini. Bravo, anche se ti giuro, non sembra proprio un 4 volte campione del mondo. Però effettivamente avrà altre qualità oltre, cioè invece della meccanica. Però è troppo strano vederlo 4 volte campione del mondo in Zavalugas. Come K-Dop, capito? Consistente. Vado dietro. Vediamo turbo polsa. Ok, lol. Momenti di confusione in quel D di Benevento. Pensavo prendesse lui. Ci siamo fakeati a vicenda. Comunque mi sa che è colpa mia della parte finale. Rip. Vai dopo polsa, fammi vedere come si gioca. Ma vaffanculo. Ho 0 di boost. Ma vaffanculo. Qua mi esento. Ue ue. Io qua mi esento completamente. No, andrà a prendere boost. Ma no. No. Dai. Qua onestamente mi esento proprio. Sinistra. Vediamo, bravo, bravo, bravo. Perfetto, 2-1. Ho fatto un monkey cough, li ha seguito bene. Tutto secondo i piani, easy. Ho fatto un black 1 rinciato su turbo polsa. Un body shaming più che altro. Io mi dissocio da qualsiasi body shaming nei suoi confronti. Tanto, i capelli oliati da 4 anni già li conosciamo. Si scherza ovviamente. Vediamo un po'. Secondo me non è uno di quelli che gioca di più, perché non c'ha meccaniche, capito? Quindi alla fine magari è semplicemente una sorta di mini genio. Perché uno che con la meccanica, capito, c'ha tante ore di gioco. Uno così, no, non ce l'avrà chissà quante. Bravo turbo polsa. Vediamo un po'. Faccio una finta. Dai, vieni qua addosso, facile. Vado a anticipare io per forza. Vatti a fare un riposino, t'ho bumpato. Non segnerai mai. Che palle. Ho bumpato pure il bastardo, ho bumpato. Allora, chicco fino verso la mia destra. Con calma, con calma. Perfetto. Posso bombare sto stronzo. Va bene così. Va bene, va bene. Turbo polsa, fai sto reset. Oddio. Faccio una finta sotto, non posso fare niente. Bam, fanculo. Comunque ve lo giuro, non ci riesco proprio a giocare con questo. Mamma mia, non ci riesco proprio. Giuro, vedere un 4 volte campione del mondo sbagliare un reset mi fa strano. Cioè, io dico, che qualità sfrutta in RLCS? Io non capisco. Cioè vuol dire che nelle 3v3 legge ogni pallone come se fosse, non lo so. Perché non è possibile che di meccanica sia messo peggio di me. E ce ne vuole, perché io in meccanica faccio schifo. Non lo capirò mai, ti giuro, veramente sono... È proprio strana come situazione, perché non ce la faccio a vedere 4 volte campione del mondo a Kist. Mannaggia la miseria. Vabbè, vediamo di vincere sto game. Non lo so, non mi ci trovo per giocare, nel senso... Boh, è strano proprio, proprio strano. Bel kick off, tiro in porta, 4-3 per noi, easy. Quasi, quasi. Dai, portiamoci sto content a casa, così tanto stiamo salendo tantissimo. Siamo a 1735. Tanta roba, raga. Oggi ci saranno tanti content, si spera. Skippa, strunz. Vado io. Allora, faccio un kick off senza lo speed flip, non mi serve. Ecco, forse serviva in realtà. Però vabbè, meno male che questo ce l'ha dal muro. Bravo. Oh no. Oh no. Oh no. Ecco cosa sfrutta in RLCS. I preflipponi gang messa in mezzo. Toki andò da FK. Benissimo. Abbiamo sfruttato un grande tocco da parte di Turbo Polsa. E Toki ha tiltato. Mi sa che sta un attimo tiltando il tizio. Seguo. Guardare questo Masti.
Poi te lo insegno con la gizmo questi tocchi. Ragazzi, ovviamente tutti da oggi in poi bisogna dovete utilizzare per forza la gizmo. È la macchina più forte che esista, meglio dell'Esper, meglio di qualsiasi altra macchina. Garantisco. È troppa qualità. GG, bella partita. Vabbè, purtroppo, ragazzi, il content è stato rovinato, ma lo stesso andrà su YouTube. La partita durerà di meno, ma va a fangula chi c'è morto. Col codice creatore, mi raccomando, ragazzi, shoppate. Codice creatore creator.rtl, mi raccomando. K-Dop! La sabbia ringrazia a fine partita che è content. Scusate, ma il mio compagno chi cazzo è? Azdromic. Allora, o è qualcuno che ha cambiato nome, o è qualcuno del Nord America o altri continenti. Chi cazzo è Azdromic? Brasiliano. Chupapinto. Ma chi cazzo è questo? È brasiliano, ragazzi. Sì, ma vincere l'RLCS in Brasile non... Cioè, dai, ti prego. Lo vengo pure io. Ma in realtà non so com'è il livello, dico la verità. Cioè, K-Dop. Questo qua brasiliano pazzo. Che ora stanno tutti quanti in Europa perché stanno alle finali RLCS a breve. Quindi si stanno tutti allenando. Nella LAN. Stanno in Europa, capi, a fare la LAN. Quindi mo... L'ho detto che incontriamo solo contenuti. Quindi venite a vedere live su Twitch queste partite, voi che state guardando il video su YouTube, tramite link in descrizione, sono anche i miei social. E vaffanculo. Primo due volte al giorno, tutti i giorni. Il weekend solo una volta. In due giorni. E una volta al giorno. Per sabato e domenica. E vaffanculo. Mo tryhardiamo, che questo potrebbe essere un bel game. Vi ricordo, in alto a destra noi stiamo giocando con 67 fps. Anche un po' lagganti, devo dire. Quindi... Sono quasi un PS4 player. Quasi. Anticipo, non ho boost. Vai, Azdromic. Fatti sto double. Ragazzi, Brasile è maggiore tutta Europa, praticamente. Ma che cazzo? Ma sono dei fenomeni. In Brasile, che sono Ronaldinho. Beh, nel calcio si sa che sono forti, ma... Non pensavo anche sul Rocket. E niente, non ho boost. Fanculo, K-Dop. Dai, Kaido, fatti carriare da quell'altro. Non vi preoccupate. Chi pensa Gladiator qua? Via. Oh. Beccati questo tiro di Odino, guarda. 1-2, pam. Palla in mezzo. Chi vuole essere bumpato? E perché proprio il signor Ivokia? No, non c'è andato sta palla, pazzo. Ma tocco soltanto piano, tanto che squadra butta al lato. Fa un pinch. Io ho 0 di boost. È proprio un pazzo questo, comunque. È un pazzo proprio. Tu dove vuoi andare, K-Dop, ti prego? A chi vuoi far ridere? Vuoi essere bumpato? Tu ho sentito da queste parti. Facile, ho distratto il portiere. Ovviamente tutto calcolato. K-Dop è un birillone. 3 volte campione del mondo. Birillo di merda. Ma non è il talento, in Brasile chi cazzo gioca? Ma veramente. Chicco fino verso la mia sinistra. Ho vinto il kickoff con K-Dop, andiamo subito dietro. Che cosa posso fare qua? Posso aspettare K-Dop che alza sto pallone. Via. Posso fare sto cazzo, vado dietro. Mamma mia. No, veramente, non sapevo ci fosse gente forte in quelle parti del mondo. Purtroppo seguo solo le... Cioè, seguo, conosco solo i propri europei. E un poco i nordamericani. Un'altra quittata. Cioè, gli ultimi due content entrambi quittati così. Ma che cazzo. Bel game comunque, bel game. Merita di essere contenuto.